Gennaio 2002. È scandalo all'Università di Camerino. Con la violenza devastante di un tornado, esplode quando sui tavoli della Procura della Repubblica approdano una ventina di videocassette hard. Protagonista dei filmati roventi, uno dei luminari di massimo prestigio dell'antico Ateneo di Camerino, il professor Ezio Capizzano, docente di diritto commerciale e di diritto agrario comunitario. Coprotagoniste numerosi allieve dell'illustre docente. Set al cova dei filmati, il caldo studio dell'Ateneo del professor Ezio Capizzano. Ipotizzando per Capizzano il reato di concussione, apre subito un'inchiesta alla Procura di Camerino per valutare la possibilità che il docente abbia chiesto alle studentesse favori sessuali in cambio di vantaggi universitari. Nega in tal senso ogni addebito il professore, costretto di fronte all'evidenza ad ammettere di aver filmato gli incontri sessuali con le allieve del cuore. Il fuoco dello scandalo che già divampa con clamore su tutti i media si accende di massima prorigine quando, come per dovere di cronaca riportiamo, il settimanale L'Espresso pubblica un ampio servizio corredato da una serie di fotogrammi tratti dalle videocassette hard in cui compaiono il docente in intimità con le sue allieve. Ma chi e perché ha consegnato gli scandalosi filmini alla Procura della Repubblica? E come sono finiti quei fotogrammi sulle pagine dell'Espresso? È Nicola Delfino, collaboratore del professor Capizzano, che viene indagato per il furto delle videocassette hard trafugate dall'armadio nello studio del docente. Ma in corso di indagine, il capo di imputazione per Nicola Delfino e per suo fratello Gianmaria, anch'egli coinvolto nella vicenda, viene modificato nel solo reato di ricettazione. Per giustificare il possesso delle videocassette hard, Gianmaria Delfino aveva dichiarato agli inquirenti di averle ritrovate in un sacco abbandonato nel cortile dell'Ateneo. Teste basse e guance infuocate sfilano in procura come persone informate sui fatti anche le allieve del professore riconosciute nei filmini. 18 mesi di indagini e il 14 maggio 2003 una raffica di rinvii a giudizio. Saranno processati per ricettazione delle videocassette hard i fratelli Delfino, per corruzione tre ex studentesse del professor Capizzano, per peculato, concussione, corruzione e violenza sessuale Ezio Capizzano, illustre docente dell'Ateneo di Camerino. 1000 donne per l'amore. Ma almeno una, professore, lei l'ha amata. Ma non una, idealmente tante, spiritualmente moltissime. Quindi ha un cuore immenso, lei. No, per carità. Professore Capizzano, per il passato, lei era conosciuto per i suoi meriti accademici, scientifici. Nel gennaio del 2002 scoppia lo scandalo dei video hard. E il suo nome balza d'improvviso sul proscenio della cronaca. Ora, affrontiamolo subito questo scandalo, insomma. Uno scandalo che poi l'ha travolta con la violenza di una catastrofe naturale. I fatti sono questi. Nel modo in cui poi vedremo, è venuto a galla che lei, professore, usava il suo studio nell'Università di Camerino anche come soffice alcova per incontri intimi. Ma è anche emerso che partner di questi incontri erano alcune sue studentesse, studentesse dei suoi corsi universitari. Ecco, ma com'è emerso? È emerso perché lei, con un paio di videocamere, aveva cura di immortalare questi incontri amorosi in filmini amatoriali. Questi filmini sono stati poi il veicolo dello scandalo. Questi fatti. Mi piace quell'anche che è stato aggiunto da lei, perché il mio studio era soprattutto un posto dove si lavorava, dove si studiava, dove si ricevevano studenti. Ovviamente un posto che ha una funzione istituzionale può essere, come studio privato, anche considerato alla stregua appunto di uno studio privato, con porte chiuse, serrate, con divieti di accesso, con orari prefissati per il pubblico. Uno studio all'interno dell'università, però, se lo consente, non è un luogo privato, è un luogo istituzionale, insomma, che in uso a un docente, ma che appartiene a un'istituzione, che è in quel caso l'università. Però su questo noi torneremo dopo, professore. Adesso proseguiamo dicendo che per questa vicenda lei è stato oggetto appunto di un'indagine giudiziaria, ma anche di un acceso, chiamiamolo, dibattito morale. Cerchiamo allora di ricostruire insieme come si sono svolti i fatti, qual è stata la reale natura dei suoi comportamenti, la portata delle sue responsabilità
E quali sono appunto le responsabilità che lei per sé accetta e che invece rifiuta? Allora, professore, anzitutto cominciamo col dire. Ma lei questi incontri intimi con le sue allieve li aveva? Ma certo che li ho avuti. Ma volevo dire questo, prima di tutto, che erano fatti che appartenevano alla sfera della riservatezza. Non c'entra qui il luogo istituzionale, perché sono fatti che sono portati all'esterno a seguito di un'attività illegittima, a seguito di un furto, a seguito di una commercializzazione, eccetera, eccetera. Ci arriveremo per gradi. Ecco. Ora, rapporti con le studentesse. Lei dice, io li avevo, lo ammetto, non ho difficoltà. Però a proposito di questi rapporti, l'accusa che le viene mossa e per la quale lei è stato indagato, è indagato per concussione, è quella di avere spinte, o meglio, psicologicamente costrette molte allieve del suo corso a fare sesso con lei come passaggio, se non proprio obbligato, quantomeno, diciamo, estremamente utile per superare o i suoi esami oppure per ottenere anche altri vantaggi in sede universitaria. Questa è l'accusa che le viene mossa. Ora, se questa è l'accusa, io non devo in questa sede fare le mie difese tecniche, anche perché queste sono affidate ai miei avvocati, difese tecniche. Però una difesa devo pur farla in questa sede, ed è questa. C'era la consensualità nei rapporti. Se poi mi chiede se c'era anche l'amore, questi sono fatti che appartengono a noi. Probabilmente io dico di sì. E questo non crei scandalo, perché tante persone, anche giovani, hanno subito il mio fascino, che poi nella mente della persona si possano formare dei progetti. Ecco, non sono certo io a dover scandagliare. È importante che io non abbia coscienza che ci siano questi progetti. Se lei consente, anzitutto, lungi da me l'idea di farle un processo. Non solo, noi cerchiamo insieme di capire appunto cosa è avvenuto e qual è proprio la cifra delle sue responsabilità. Appunto, l'accusa di concussione, quella che, di avere lei spinte, subornate, sopraffatte psicologicamente queste studentesse per poi, diciamo, loro ottenere dei vantaggi attraverso il sesso. Ecco. Continuo a ripetere e a ripetere anche a lei che sostanzialmente sono stati dei fatti naturali, semplici, spontanei, appartenenti alla nostra vita privata, che non avevano nulla a che fare con la carriera universitaria, né delle studentesse, né tantomeno avevano a che fare con i rapporti di carattere istituzionale. Dunque, questi rapporti sessuali sono documentati da alcune videocassette. Queste attestano che non ci fu mai nessuna pressione psicologica o nessuna estorsione in riferimento a rapporti sessuali. D'altra parte, se vi fosse stata, sarebbe documentata, perché non si tratta del pagamento di una somma di denaro che si fa con una valigetta piena di soldi, ma qui si tratta di rapporti sessuali. È evidente che se questi non sono voluti, emerge dal comportamento delle persone. Tra l'altra parte, è anche vero che in alcuni casi il rapporto è durato per anni, addirittura 5-6 anni. E allora la domanda la facciamo noi. Com'è possibile che una persona sia costretta per 5-6 anni ad avere rapporti sessuali? Tutte innamorate queste studentesse che venivano con lei? Tutte innamorate. Senta, professore, ma come avveniva che queste allieve finissero sul divano o sul tappeto del suo studio a scambiare tenerezze e effusioni con lei? Intendo dire, qual era la dinamica dell'approccio che portava a questi incontri? Io non ho mai sollecitato tipi di incontro di questo genere. Come le ripeto, ciò che avviene nell'amore è un fatto naturale, semplice, spontaneo. Abbia pazienza. Siamo nell'ambito della consensualità, non fuori da questa consensualità. Quindi né ci sono state promesse mai, nessun genere. Lì volevo che... Mai promesse, nessun genere. Cioè non è che né tantomeno si può pensare che subissero una intimidazione da parte mia. A me darebbe fastidio andare con una donna, qualunque tipo di donna, fosse la più bella di questo mondo, perché io debba a mia volta dare qualcosa. No. Quindi, nell'amore ci si dà reciprocamente. Lei ha detto, se un uomo capisce che una donna ci sta, è che deve tirarsi indietro. Lei ricorda di aver fatto questa affermazione? Beh, allora, professore,
se un uomo capisce che una donna ci sta, fa benissimo non tirarsi indietro, e ci mancherebbe. Ma però c'è da ritenere però che un uomo nell'esercizio delle sue funzioni professionali, massimamente un docente universitario con tutta la carica del suo carisma, del suo potere, forse per deontologia dovrebbe, diciamo, magari sottrarsi a queste sollecitazioni, diciamo evitare, no? Ma sono tante le regole che bisogna rispettare nel rapporto istituzionale. Queste regole sono state rispettate tutte. Perché se una donna ci sta, è ovvio che uno ci sta anche lui. Però non è questo il punto. Bisogna capire se quella donna ci sta per altre ragioni. Io mi rifiuto di pensare, tra l'altro, e questo va ad onore di ogni donna, che una donna possa, salvo che non svolga questa attività professionale come prostituta, possa dare il suo corpo in cambio di qualcosa, soprattutto poi in cambio di esami. Io escludo questo, che la donna possa farlo per questo. Quindi lei... Se io avessi percepito qualcosa di questo genere, non avrei voluto il rapporto. Professore, dopo che questi filmini hard sono approdati, vedremo poi come, in procura, decine di allievi dell'università sono stati chiamati dagli inquirenti a riferire come persone informate sui fatti. C'è da dire che le studentesse, in effetti, hanno confermato in procura quello che ha detto lei. Hanno dichiarato di aver avuto con lei incontri felicemente consenzienti. Però, professore, c'è sempre un però, va detto che qualora queste studentesse avessero dichiarato agli inquirenti di avere fatto l'amore con lei anche per ottenere vantaggi universitari, sia nel suo esame, nella sua materia, o anche raccomandazioni presso altri docenti dell'istituto, avrebbero corso il rischio di vedersi invalidato il suo esame, ma addirittura la laurea. Insomma, quindi va tenuto presente, queste signorine possono avere fatto delle dichiarazioni prudenti, diciamo, nei loro confronti. Che ne pensa lei, professore? Io credo che nelle primissime dichiarazioni abbiano detto la verità e credo soprattutto che, ecco, non si può assolutamente pensare di interpretare diversamente dei rapporti che sono rimasti così all'interno di un rapporto interpersonale che non ha toccato le cose dell'università. Comunque, tornando allo scandalo, si sa che gli scandali inevitabilmente suscitano l'interesse dei media e dopo lo scandalo molte studentesse hanno parlato con i cronisti, rilasciando però dichiarazioni di segno opposto a quelle che le studentesse riconosciute nei filmini hanno rilasciato in procura. Insomma, queste signorine, queste studentesse hanno detto anzitutto, hanno raccontato che a Camerino tutti sapevano quanto il professore Capizzano fosse sensibile al fascino femminile. Beh, però lei non lo nega questo. Però le studentesse hanno detto anche un'altra cosa, un po' più maliziosa, cioè che fra gli studenti, chiaramente, si sapeva cosa volesse dire per una studentessa accomodarsi nello studio del professore Capizzano. Questa è una stupidaggine, è una falsità totale. Ma com'è nata allora? Perché nel mio studio ci venivano non due, tre, quattro studentesse o studenti, migliaia, centinaia di studenti nel corso di un mese, di un anno, migliaia di studenti. Ecco, ma com'è nata allora? Che il mio studio non è che sono successe solo queste cose, il mio studio si lavorava, si studiava, ci si metteva a disposizione degli studenti. Professore, come si può pensare che ci sia un paradigma per cui la studentessa che viene nel mio studio deve essere per forza una mia preda? Io non credo alle prede, io dico soltanto che siamo al di fuori di un rapporto predatorio, siamo nell'ambito di un rapporto normale fra persone, che si sviluppa in modo normale, che si sviluppa in modo naturale, in modo semplice. Ora, a proposito di queste studentesse, una sua ex allieva, lei lo ricorda anche in quale articolo, ha detto che ai giornalisti che l'avere rifiutato il rapporto con lei le è costato carissimo, ha dovuto cambiare l'università, se lo ricorda questo lei? Io guardi, non la ricordo assolutamente. So a che cosa fa riferimento, so a quale vicenda fa riferimento, ma io non ricordo la persona. Immagini che io non ricordo la persona. Io ricordo però come sono svolti i fatti, completamente diverse e completamente ridimensionate, con l'accusa nei confronti dei giornalisti di avere appunto, come dire, o artificiosamente o strumentalmente, comunque di avere interpretato male quello che aveva detto la studentessa.
Però purtroppo ci sono stati degli episodi che sono quelli che l'hanno messa nei guai. Insomma, se no non saremmo noi qua a parlarne, a cercare di capire. Io avevo un rapporto con gli studenti, il mio rapporto era quotidiano, continuo, si andava anche a cena assieme con gli studenti, eccetera. Cioè, una cosa ben diversa, l'università viva, così come la concepivo io. Non l'esamificio. Mai, ho visto l'università come un esamificio. E io li ho portati in Europa più volte questi studenti, li ho portati anche in Africa, li ho portati in Spagna. Io facevo anche la lezione nel pullman, durante il viaggio. E così soprattutto io volevo che conoscessero il diritto comunitario, conoscessero l'Europa, come era nata. Cioè, in sostanza, questo stare assieme con gli studenti aveva un grosso significato, sia per loro, perché si conoscessero tra di loro, sia perché si abbattesse un po' quel muro fra il docente e lo studente. Sì, certo. Magari qualche volta forse l'amicizia appunto è scivolata in un eccesso di confidenza. Ritorniamo all'indagine. Allora, purtroppo, professore, purtroppo per lei, ad aggravare la sua posizione c'è stato il fatto che una studentessa del suo corso di laurea l'ha denunziata per violenza sessuale. Lei mi lascia finire, vai. Questa sua allieva ha dichiarato al pubblico ministero di essere stata materialmente costretta in due occasioni da lei a avere rapporti di sesso per non vanificare gli anni di studio che aveva alle spalle, perché questa ragazza aveva scelto la tesi con lei in diritto agrario comunitario. Sarebbe una cosa gravissima se tutto questo fosse vero. Io non ho costretto mai nessuno, né tantomeno quella studentessa. Non ho mai costretto ad avere rapporti con me al di fuori di quello che era possibile volere. No, momento, da questi filmini, da questo filmino in cui lei ha rapporto con questa studentessa, sembra di vedere questa, perché c'è pure il sonoro, insomma, lei faceva, cioè, bravissimo, c'è tutto, questo c'è è bello, che c'è tutto. Benissimo, era proprio perfetto. Dall'A alla Z. Non ci facciamo mancare niente. Però lei praticamente, questa ragazza sembra, diciamo, si sente che la prega di non di desistere, di non costringerla, e poi sembra che pianga alla fine, se ne va con le mani in faccia, perché sono stati pubblicati questi fotogrammi. Ecco. Sono fotografi che sono stati pubblicati dall'Espresso. Ecco. Allora, lei come allora, non mi faccia entrare nel merito di questa questione, ma poi i fotogrammi sono stati pubblicati, sono stati scelti artatamente, perché ci sono dei fotogrammi immediatamente precedenti, immediatamente successivi, di tenore ben diverso. Naturalmente lei si assume la responsabilità di quello che dice. Io mi assumo la responsabilità e me la assumerò ufficialmente, così come si capirà da qui a qualche giorno. Chi guarderà questa cassetta si renderà conto che c'è stata tutta un'artificiosa messa in scena da parte dei giornalisti in ordine a questa vicenda. Noi giornalisti avremo ampie responsabilità anche nei suoi confronti, però diciamo, lei è indagato per violenza sessuale non per colpa dei giornalisti. Ma come le ripeto? Non per colpa dei giornalisti, è perché in procura hanno ritenuto, hanno dato una lettura di quel tipo. Insomma, adesso non è che voglia difendere la categoria, però questi sono i fatti. Io la voglio interrompere un secondo e me lo deve consentire. Ma certo. Anche se non sono queste le regole di una trasmissione così bella come la sua, così, come dire, seria. Grazie. Io ho apprezzato il comportamento di quelle studentesse iniziali che hanno appunto detto che c'era amore. A me dà fastidio invece quanto queste persone non hanno il coraggio di affermare la loro personalità, non hanno il coraggio di affermare la verità e quindi pensano che, ponendo sul proscenio, come lei diceva, magari dei fatti che non corrispondono alla verità storica, possano così, come dire, salvarsi la faccia. Ritorniamo a dire che questa è la chiaramente. Allora, è la sua, allora, il è problema la sua è quello, è quello di individuare la verità storica dei fatti. Io sono sempre dolce con le donne e soprattutto lo sono stato con le donne che mi hanno amato o nei cui confronti mi sono illuso di essere stato amato. Sempre dolce. La prova documentale lo manifesta. Capizzano non conosce che cosa sia la violenza.
non conosce che cosa sia pretendere da una donna una cosa che una donna non voglia fare. Se non vuole fare, non lo fa. Credo di capire che lei continui a affermare di non avere mai costretto una studentessa, no, non solo costretto e quindi violenza, ma costretto in cambio di favori. Questo che è l'accusa di concussione, così? Questa è la sua posizione. Però, a proposito di questi favori e di questi aiutini universitari, ci sono tre sue ex studentesse che sono adesso laureate, alle quali la Procura ha notificato altrettanti avvisi di garanzia. Per corruzione. E la corruzione consiste nel fatto che appare evidente proprio dai filmini che lei ha realizzato durante i vostri incontri che queste tre studentesse avrebbero preso loro l'iniziativa nei suoi confronti. Quindi non solo ovviamente, loro avrebbero preso l'iniziativa nei suoi confronti, però l'avrebbero presa per ottenere loro in cambio delle loro prestazioni sessuali dei favori, diciamo, in sede universitaria, sia nel suo esame, sia come sue raccomandazioni nei confronti di altri professori. E loro sono indagate per corruzione. E questo però, dal famoso sonoro che lei realizzava per i filmati, sembra che loro... Dottoressa, io non ho né corrotto le studentesse, né mi sono lasciato corrompere dalle studentesse. Il famoso sonoro non dice proprio niente. Questo non è una mia convinzione, perché non lo dico io. La procura poi un giorno lo vedrà, quando ci sarà il processo si capirà. Sia chiaro che la procura si capirà che la procura ha agito doverosamente, cioè la procura agisce per indagare e per compiere delle indagini, non per accusarti preventivamente, perché anche io che sono anche giurista capisco il lavoro dei magistrati. Senta, professore, volevo chiederle, ma questi incontri brevi e intensi cosa lasciavano in lei? Perché cosa rappresentavano per lei? Cos'erano? Una gratificazione narcisistica, una conferma di virilità, insomma, cosa rappresentavano? Io non vado alla ricerca neanche oggi di queste conferme di virilità. Come lei può capire, penso che lo capisca, perché è anche lei una donna, una bella donna anche. Grazie. Questi rapporti appartengono alla vita delle persone, alla vita privata. Comunque, professore, diciamolo pure, la passione per le donne le è costata cara, insomma, lei è stata in qualche modo fatale, insomma. Però lei, a mettersi nei guai, diciamo che ha provveduto in molti modi possibili, insomma. Non ultimo, questi famosi filmini che lei realizzava durante questi incontri intimi con queste sue studentesse. Professore, ma perché li filmava lei, questi incontri? Perché? Ora, che una persona possa conservare la memoria del suo passato attraverso un piccolo filmato, non credo. Né filmini a luci rosse, come sono stato detto, un filmato o filmini hard, sono dei filmati. Ecco, che uno possa conservare questa memoria, esprimere questo desiderio a se stesso nel momento in cui, penso che non sia un fatto grave, se è un fatto che resta nella sua sfera privata e personale, se poi è un fatto che viene portato alla ribalta sul proscenio, come dicevo, da parte di altri, i quali irresponsabilmente lo fanno, evidentemente la responsabilità si attenua da parte di chi ha, anche contro la volontà del suo partner, magari filmato l'incontro. Però, tornando al motivo per cui lei facesse questi filmati, lei ha detto, sì, per conservare memoria di momenti felici, esaltanti, però... anche nel timore di poter essere ricattato. Questo ha detto lei prima. Sicuramente. Ecco, in che senso ricattato? Io credo che proprio il rapporto consensuale con una persona che per avventura è studentessa in quel momento può essere un rapporto strumentalizzabile in un secondo tempo, sia da parte della stessa studentessa.
che da parte di altri. Quindi si è ben portata a conoscenza. Che indubbiamente lei voleva conservare, al di là del ricordo, diciamo, tenero di momenti esaltanti, memoria e testimonianza di non avere lei costretto queste signorine. Sicuramente. Quindi in un certo senso una riserva mentale da parte sua sulla liceità poi di questi rapporti era presente in lei. Se il rapporto è illecito non lo avrei mai documentato, se il rapporto era illecito. Però, insomma, diciamo, quante di loro sapevano poi che ci... No, lasciamo stare ad essere... Vabbè, cioè, però ce n'erano alcune che non lo sapevano. Io ho sbagliato nel fare questi filmati, da un punto di vista, come dire, del rapporto interpersonale, per chi non lo sapeva, perché poi non tutti erano... Però, ecco, la provvidenza c'è, a me servono oggi questi filmati. È stato un bene che io li abbia fatti. Sì, però io... Vorrei insistere. Perché adesso bisogna sbattergli in faccia a coloro che pensano. Nessuno deve rinnegare quello che ha commesso. Se io firmo un qualcosa che ha una capacità offensiva notevolissima a livello di comunità, evidentemente è un fatto grave. Ma nei rapporti interpersonali, quando uno pensa che, ecco, il rapporto resta nella riservatezza di due persone, si può fare tutto. Però appunto, tornando a quelle studentesse che non erano al corrente che lei filmava questi incontri, c'è da ritenere che la vera violazione, forse, la cosa da ritenere forse più grave, se me lo consente, è proprio sia stata la violazione della privacy di queste ragazze, di queste signorine che venivano con fiducia con lei. No, violazione della fiducia no, perché non c'era l'obiettivo di utilizzarli per altri scopi. Era un fatto che doveva restare nel cassetto, chiuso a chiave, in un armadio, inaccessibile agli altri. Ma lei non si sente, non porta come no, scrupolo? Io, per lei carità, per questo porta scrupolo? Certo, a posteriori sì. Oggi io oggi sono gravemente, come dire, offeso con me stesso per avere fatto queste riprese nei confronti delle studentesse. Beh, anche perché alcune di loro hanno avuto problemi anche nel privato. Come no, per carità, quindi, ma io guarda, insomma, io penso che bisogna essere onesti fino in fondo, ammettere anche alcune colpe proprio, alcune proprie colpe, quantomeno alcune imprudenze, perché questa è stata una grande imprudenza da parte mia, di aver, perché poi questi filmati purtroppo sono andati, appunto, sono venuti a conoscenza di altri, e quindi la sicurezza che io avevo, che nessuno avrebbe avuto accesso all'armadio e che non ci fossero dei ladri che frequentassero il mio studio, ecco, questa grande sicurezza faceva parte un po' del mio modo di vedere le cose. Io sono stato sempre molto, come dire, ottimista, pensavo che non si osasse tanto, che anche per magari scopi spregevoli, minimi, e quindi per ragioni di basso profilo, si potesse mettere a repentaglio la vita di uno studioso, quale sono io, e anche l'istituzione stessa alla quale io appartenevo. Perché sostanzialmente se l'università ha da lamentare qualcosa, deve lamentarsene per quello che hanno fatto altri al mio posto, non io. Professore, appunto, parliamo adesso di come questi filmini sono stati resi pubblici, insomma. Senza fare nomi, peraltro. Io ho fatto una denuncia contro ignoti. Nel momento in cui mi sono reso conto, aprendo per altre ragioni l'armadio del suo studio, che mancavano le cassette, che mancava una busta dove erano contenute queste cassette. E così mi sono preoccupato, in modo anche visibile, con i miei collaboratori, i quali non sapevano, due dei collaboratori evidentemente, quanto fosse importante per me e quanto mi dolesse il fatto che fatti della mia vita privata potessero essere portati in pubblico e potessero offendere l'istituzione che ho amato, l'università che ho amato nella mia vita. E allora ovviamente mi sono confidato con loro. E dico, bisogna cercare. Loro hanno fatto un nome, questi due miei collaboratori. Su tre. Abbiamo convocato questa persona, alla quale io ho appunto
detto che il giorno dopo sarei andato a denunciarla per furto. Allora che cosa faccio? Io cerco, l'obiettivo principale qual era? Di arginare un po' questa falla che si stava aprendo. Cercare di recuperare le cassette. E avvio un discorso col presunto ladro, uno dei collaboratori, al quale prometto anche di dare dei soldi se mi trova queste cassette. E questo fa ste promesse. Però lui non ha mai ammesso di essere stato lui. Non ha mai ammesso. Però a me ha detto che avrebbe fatto di tutto per procurarle. Quindi più o meno sapeva dove mettere le mani, come orientarsi. La mia grande speranza era che mi avrebbe fatto trovare un giorno o l'altro queste cassette nello stesso armadio da dove erano state prese. Questo non è accaduto e sono passati ancora dei giorni, fino a quando si arriva addirittura a dicembre, quando c'è un sequestro delle cassette, mi si notifica un sequestro, perché le cassette erano state portate appunto, erano state date ad un carabiniere che a sua volta le aveva portate alla procura. Professore, chiunque sia stato a trafugare queste videocassette, secondo lei qual era il movente, lo scopo, con quale progetto gliela rubate? Che uso ne voleva fare? Noi non abbiamo ancora elementi certi su chi sia stato, ma è evidente che se è stata la persona chiunque, che poi le ha commercializzate successivamente, evidentemente il movente era abietto, quello di utilizzarle per scopi commerciali. Ci sarà stato anche il motivo, a sua volta anche spregevole, di mettermi in cattiva luce, di farmi del male, di fare del male all'università, all'istituzione, eccetera. Insomma, questa è una sua opinione, però. Fatto sta che il fatto più grave è che appunto queste cassette siano sparite dall'armadio. Ma secondo lei sono state replicate, duplicate? Io non lo so esattamente, ma credo di sì, perché più che duplicate sono state utilizzate in vario modo. Comunque, a fine gennaio del 2002, quando già lo scandalo quindi era esploso in tutta la sua virulenza, a Camerino circolavano volantini anonimi che propagandavano la vendita di 20 videocassette che facevano con chiaro riferimento alla registrazione delle sue performance intime, professore Capizzano. Del resto lei credo che sia andato in procura a sporgere denunzia per questo, vero professore? Comunque, come lei sosteneva che alcuni di questi filmini siano circolati al di là delle riservate stanze della procura, è reso evidente dal fatto che il settimanale L'Espresso, in data 14 febbraio 2002, ha pubblicato con grande scalpore un ampio servizio corredato da una serie di fotogrammi molto espliciti tratti dai suoi filmini. Certo, professore, se il furto delle cassette le aveva forse tolto il sonno, c'è da ritenere che dopo l'inchiesta dell'Espresso e lo scatenarsi di tutti i media su questa vicenda scabrosa, per lei sarà stato un autentico cataclisma, o no, professore? In tutto questo, professore, vorrei che fosse lei a ricordarci qual è stata la reazione, la posizione assunta dal Senato Accademico di Camerino, dell'Università di Camerino, di fronte alla bufera che si è scatenata intorno a lei, docente di prestigio dell'Università. Qual è stata la reazione? Di questa sottolineatura, docente di prestigio, la ringrazio. Penso che sia un fatto scontato. Comunque, io il 25 gennaio, il giorno del mio compleanno, quando si fece per la prima volta il mio nome sui giornali locali, io quello stesso giorno ho dato le dimissioni dall'università. Mi sono autosospeso. E risulta. Mi sono autosospeso. Ovviamente ci sono state anche riunioni del Senato Accademico, eccetera, e c'è stata una cosa molto grave.
quella di avere consentito a tutti i giornali, anche a livello nazionale, all'ANSA, di diffondere la notizia della mia destituzione. In effetti io mi ero autosospeso. Ecco, io rispetto della magistratura e rispetto dell'università. Per queste ragioni mi sono autosospeso. Poi è iniziato un procedimento disciplinare. Perché cioè, il rettore diciamo, ha sostenuto, cioè, ha dichiarato che c'è stata una votazione in base alla quale all'unanimità il Senato accademico ha decretato la sua destituzione. Devo ricordare con mio grande dolore. Lo credo. Perché io, a me piaceva insegnare all'università, piaceva soprattutto stare a contatto con gli studenti. Quando parlo degli studenti parlo di quelli che sono veramente il mio, di quello che è stato veramente il mio amore, la classe studentesca, senza distinzione fra maschi e femmine. Vede che evito con cura di fare dell'ironia che sarebbe facilissima. Certo, ha evitato, ha fatto bene, la ringrazio. Allora, comunque, il rettore ha comunicato dell'Università di Camerino, ha comunicato anche la decisione dell'Ateneo, qualora ci dovesse essere un processo, di costituirsi parte civile contro di lei per il danno subito, insomma. Ecco, danno subito, danno d'immagine che hanno ritenuto, insomma, l'università ha ritenuto di aver subito. Ora, a proposito di questo, professore Capezzano, va detto che il prestigio dell'Università di Camerino è tale che si può tranquillamente affermare che l'opinione pubblica non ha mai ritenuto che un infortunio del genere potesse scalfirne né l'immagine né la credibilità. Detto questo, l'università, dopo lo scandalo, però ha ritenuto di dover riaffermare le proprie credenziali e anche l'offerta formativa dell'Ateneo, un Ateneo che vanta peraltro 6 secoli e mezzo di storia, insomma, e ha sentito il bisogno di prendere una serie di iniziative appunto per la riaffermazione di questa credibilità. E ce lo vuole ricordare lei? Una sorta di manifesto, pubblicità, che è stata poi diffusa su tutti i giornali nazionali, in cui si parlava della mela marcia. Ecco, dell'università. Io sarei la mela marcia nell'università. Ecco, io che ho dato all'università il prestigio che l'università oggi rivendica anche tramite la sua persona, e questo mi fa piacere. Quindi, la mela marcia, caro professore Capezzano. È stata buttata via. Sarebbe lei, insomma. Sarei io. Come ci si sente poi? Vede che mi vede da ridere. No, però mi sono molto arrabbiato. Non solo, ma ci sono gli estremi per fare di tutto. Quindi i danni, lei pensa alla costruzione di parte civile, altre cose di questo genere, anch'io ho subito un grave danno. Perché la mia immagine di docente, di studioso, di uomo apprezzato in tutte le università, con tanti rapporti, cose eccetera, non poteva essere assolutamente messa a repentaglio da una improvvida reazione dell'università, qual è stata quella di realizzare questa pubblicità, come che è stata poi criticata. Improvvida lo dice lei, eh? È una decisione, aggettivi da lei. Improvvida. Sono altri i modi in cui si affrontano certe situazioni. Professore, lei è stato indagato per peculato, proprio perché praticamente la procura le ha appunto contestato l'uso del suo studio, del divano, del tappeto e della carta. Io le riporto. Ma veramente il tappeto era di mia proprietà, perché l'ho comprato da un marocchino andando alla farmacia. Allora, il divano, la scrivania. Il divano l'avevo fatto io restaurare tutto, perché era un divano che era stato buttato nei corridoi, che io ho recuperato, eccetera. Professore, così pure i mobili. Ma lasciamo stare. Mi rifaccio a quello che è l'accusa, che le viene mosso. Cioè, praticamente, il fatto di usare... costituisce peculato per lei. Ma non per me, per la giustizia, indubbiamente. No, perché se non ci sarebbe non ci sarebbe, praticamente, lei non sarebbe indagato anche per peculato, perché le è stato appunto attribuita la responsabilità di aver usato, si è visto dai filmini, la scrivania per questi rapporti amorosi, la scrivania, il divano, lasciamo perdere il tappeto, dice suo, e la carta. Io mi rifaccio a quelli. La carta era usata per tutti gli studenti, non per le studentesse che, diciamo così, si accompagnavano con me. Insomma, le dico come, diciamo, certi suoi comportamenti
siano stati valutati, insomma, non è, diciamo, certo sono affermazioni che partono dal mio modo di vedere la sua storia, ma da una situazione che è, diciamo, ha attraversato le aule della Procura, insomma. Comunque, tornando a quello che l'iniziativa dell'università, ci sono state anche delle altre iniziative, l'università ha stampato e diffuso il calendario 2002, è vero? Ma 2002 non, con... Non ne parliamo di questa cosa che è soltanto... Cioè, questo calendario sempre per... Lo avrebbe stampato, sì. No, ma sempre per c'è stata anche questa... riaffermare appunto la credibilità e il prestigio in cui sono appunto raffigurati nei vari mesi tutti i grossi personaggi, i grandi personaggi della società. Io al posto dell'università ci avrei messo la fotografia anche di Capizzano, con tutti i personaggi che Capizzano ha portato a Camerino, in questo calendario. Cioè, dopo quello che ho fatto in 30 anni per l'Università di Camerino. Perché ovviamente l'Università di Camerino, che tengo a precisare, è un'università il cui prestigio e la cui credibilità è assolutamente, diciamo, talmente forte, talmente alta da non poter minimamente essere sfiorata da infortuni del genere, comunque l'ha vissuta come un grosso, come una grossa lesione d'immagine, una grossa ferita d'immagine, e quindi la sua reazione è stata una reazione molto forte, molto dura nei suoi confronti. Peraltro il costo di queste campagne pubblicitarie che l'università ha sostenuto, la Corte dei Conti ha ritenuto che dovrà essere lei, che sono 200 milioni, dovrà essere lei professore a pagarle. Eh? Questo è risibile, la richiesta è risibile da parte della Corte dei Conti. Anche questo lo afferma lei che è risibile, se la Corte dei Conti... Ma io sono un giurista. Ma se la Corte dei Conti l'ha fatta... Abbia pazienza, ma perché io ho creato, se c'è stato un danno di immagine per l'Università di Camerino, l'ho creato io questo danno. O l'ha creato chi invece ha rubato le cassette, chi le ha diffuse, chi le ha commercializzate, chi le ha pubblicizzate? Le cassette sono state oppure non c'è un danno che ha creato alla mia immagine di studioso la pubblicità che ha fatto l'Università di Camerino? Cioè, voglio dire, sarà la possibilità, ha la possibilità chi è titolare di un ufficio di avere nella sua sede un armadio dove mette cose personali o no? Sì. Dove mette un preservativo, dove mette una... Cioè, voglio dire... Ma quello che viene contestato... Dove mette dello zucchero, dove mette le caramelle, dove mette il cioccolato, dove mette un regalino che gli fanno? Professore, o no? Non è la o ci scandalizziamo di questo, che nell'università... Però, professore, non è la stessa cosa. Lei non può mettere lo zucchero, le caramelle, le sardine sul piano di videocassette. Ma non è che non è il problema che lei tenesse queste videocassette, perché lei forse ha fatto un'imprudenza a tenerle oltre che a farle. Ma le viene contestato il fatto che lei usasse il suo studio. Anche, come ho detto, anche. Ma è quell'anche che fa la differenza, però, anche per i suoi rapporti privati di sesso con studentesse, quindi, e infatti l'indagine, lei è stato indagato per concussione, appunto perché si è ritenuto che lei, queste studentesse, lei coartasse psicologicamente. Per corruzione. Non mi sono mai accorto di questa coartazione. Questo noi ci siamo già ampiamente soffermati, per la famosa violenza sessuale. E quel peculato, insomma, queste sono, diciamo, questi sono i quattro punti i quattro cardini dell'edificio. Cardini, appunto. Ecco, la domanda che io proprio non posso non farle, che non si può. Le telecamere che non erano dell'università mie. Ma dove le piazzava queste telecamere? No, io avevo comprato ciò. Ma dove le metteva queste telecamere? Le mettevo dove capitava. Dove capitava? Sì. Sul tappeto, No, erano due, erano un paio. Altra cosa, professore, in tutto questo, gli studenti dell'Università di Camerino come hanno reagito a questa vicenda? Cioè, io vorrei che gli studenti, avrei voluto, avessero agito con più decisione. Però la solidarietà da parte degli studenti c'è stata, poi c'è la paura. Gli studenti hanno reagito in un modo equidistante fra lei e queste studentesse, perché c'è stata un'assemblea molto affollata di studenti, durante la quale appunto questi studenti dell'Università di Camerino hanno mostrato tutto la loro indignazione e anche il loro biasimo per i suoi comportamenti, però si sono mostrati molto severi anche nei confronti delle studentesse, insomma, che si sono accompagnate a lei e quindi praticamente hanno prestato anche il fianco a certe ipotesi che si sono tradotte poi nelle indagini a suo carico, insomma, sostanzialmente hanno detto sono scelte personali, ognuno sceglie liberamente, no? Questa è stata la posizione degli studenti. Gli studenti sono abituati a questi grandi valori, compreso quello del rispetto verso gli altri, il diritto alla propria dignità personale, per esempio, una cosa importante.
Professore. Perché noi abbiamo portato avanti il discorso, primi in Europa, sui diritti fondamentali della persona. Cioè noi siamo partiti appunto come docenti e come studenti, parlo a nome anche degli studenti, che hanno spesso dato un grosso contributo, proprio da questi valori, dai diritti fondamentali della persona. Lei li ha sempre rispettati questi diritti fondamentali? Io sì. Ma anche, penso che anche gli studenti l'abbiano rispettato nei miei confronti. Ma anche facendo quei filmini, professore? La devo toccare necessariamente? Questo non. Me lo porta su un piatto d'argento. Ho già fatto il mea culpa in ordine a questo. Però dico che non potevo mai immaginare che le cose sarebbero andate a finire così, capisci? No, questo non c'è dubbio, insomma. E va detto appunto che questa vicenda, professore, intanto ha avuto questa così deflagrazione ed è, si è proprio tradotto in un vero e proprio scandalo, proprio a causa del suo spessore, professore, proprio a causa del suo livello di docente, di ricercatore, insomma. E quindi il contraccolpo, professore, è stato proprio tanto più forte proprio quanto più alta è stata ed è la sua personalità di studioso, di docente, insomma, questo lei tutto sommato non può non ammetterlo, insomma, no? Meglio d'altra parte così, nel senso cioè che almeno penso come docente di aver dato molto a questi studenti. Comunque va detto, professore, che conoscendola, sentendola parlare, sia la conferma di un dato indiscutibile, professore, che in ognuno di noi è presente un io doppio, un alter ego, non c'è niente da fare, insomma. I problemi sorgono quando mettiamo in libera uscita quell'io che ci porta a deragliare. Beh. No, professore? Insomma. Beh, certo. Senta, professore Pizzano, conosciamo le conseguenze che questa bufera le ha portato sul piano professionale. Posso permettermi di chiederle quali sono e se ci sono state conseguenze sul piano personale in seguito a questo scandalo? Certo che ci sono state queste conseguenze, sul piano personale, dei rapporti personali, certo. Posso permettermi di dirle che sua moglie ha chiesto la separazione da lei? Certo. Certo, indubbiamente per una donna deve essere difficile accettare comportamenti che poi risultano umilianti, no? Per una donna, difficili da rendere. Mi rendo conto. No, professore. Io mi rendo conto anche dei problemi degli altri. Cioè un po' bisognerebbe fare sempre così. Ma ci vorrebbe una comprensione preventiva di tutto. E allora ecco, avremmo la saggezza in noi, e allora non ci sarebbe più bisogno di discutere di queste cose. Purtroppo le quattro virtù cardinali ce ne facciamo sfuggire molto spesso, no? E lo so, ce ne facciamo sfuggire spesso. E io mi sono fatto sfuggire anche quella della prudenza. La temperanza no? Anche. Probabilmente. Ma la mancanza di temperanza l'ho imputata anche agli altri, però. Parliamo di ai massi media che si sono buttati a capofitto sulla vicenda. Ognuno si deve fare carico delle proprie responsabilità. Anche la temperanza. Ma io c'ho tanti difetti. Non è che ne ho uno. Però un solo difetto non ho. Non impongo mai niente agli altri. Non chiedo mai nulla in cambio di qualcosa. Mai. A me piace donare. Questo sì. Di se stesso lei ha detto, ha fatto un'affermazione che peraltro ho riscontrato parlando con altri di lei. Io sono un buono. Sono un buono, insomma. Probabilmente anche una persona fiduciosa, insomma, per certi versi. Probabilmente io ho avuto sempre tanta fiducia degli altri. Mi sono fidato molto degli altri. Beh, ho sbagliato pure io, però, a far sì che gli altri si fidassero di me, questo è fuori dubbio. Però, ecco, dico, l'importante è che, secondo me, non ci sia in noi l'idea del male. Malafede. La malafede. Cioè, tutto si può in un certo qual modo comprendere, in quel senso di cui dicevo prima. Forse anche l'iniziativa di una moglie che chiede la separazione.
Forse si può comprendere anche questo. Perché sicuramente è stata una vicenda grave. E io vorrei, così come quasi con l'aiuto di Dio, con un colpo di bacchetta magica, farla diventare questa storia, invece che una storia maledetta, una storia benedetta. Chi lo sa? Perché quando ci si conosce meglio, certo, si conoscono meglio gli altri, si conosce meglio il mondo, si approfondisce l'interiorità del dolore, quindi lo si interiorizza, non la sofferenza così blaterata ai quattro venti che non c'è. Secondo me c'è modo di esaltarsi spiritualmente, c'è modo di svilupparsi moralmente, spiritualmente in modo migliore, insomma. Professore, di lei si è detto e si è scritto tanto. Ecco, cosa l'ha ferita in modo più profondo? Così di avere, sono state tante le ferite profonde ricevute da tante cose. Ne posso enumerare qualcuna, per esempio il porno prof. Mi dà fastidio, perché per me la pornografia è una cosa diversa dal sesso. Io nella libertà sessuale ho sempre creduto e credo ancora oggi. Credo ancora oggi, quindi non rinnego una libertà sessuale esercitata nell'ambito della consensualità. Nei momenti difficili si contano gli amici. Certo. A lei quanti gliene sono rimasti, professore? Io non lo so. Li ho perduti per strada, questi amici. Poi ma questi li perdono tutti. Tutti quelli che hanno addosso un'indagine perdono gli amici. Poi si fanno vedere però in un secondo tempo. Oggi leggevo di questa, oggi, non so, verranno fuori questi problemi, di persone che sono state completamente dimenticate, anche persone dello spettacolo, come Luttazzi, dal pubblico, per essere stati indagati, magari poi essere stati anche assolti. Cioè voglio dire, la situazione dell'indagato, se non la si vive, non la si capisce. Professore, questo scandalo per lei, appunto, catastrofico, è esploso all'inizio del 2002. Esploso sì, realmente, perché insomma, iniziato nel sì, 2001, ma è esploso nel 2002. Per un anno lei è scomparso nel nulla. Anzitutto, dove è stato lei, professore? Sono stato. Sono stato agli arresti domiciliari che mi sono imposto io. Cioè, a me piace ritrovare spesso la solitudine, ma non è piaciuto che la solitudine mi sia stata imposta, però di questa solitudine ho tratto vantaggio. Ma imposta da chi? Da se stesso? Da me stesso, certo. Perché lei si è scomparso, si è autorecluso? Perché, per quale motivo? Per disagio, per vergogna, per elaborare il dolore di una vicenda che l'ha, diciamo, creato ferite a lei o agli altri? Perché? Dottoressa, ci sono tutti questi ingredienti. Ci sarà stato anche il disagio, forse una punta di vergogna, ma non una vergogna così. C'è stato il dolore, c'è stata la sofferenza, c'è stato il rispetto degli altri, perché secondo me era un modo per rispettare anche gli altri e per rispettare anche l'operato della magistratura. Il fatto che io appunto non abbia più avuto contatti all'esterno, cioè la vicenda che ha creato una serie di sofferenze, anche però un po' dato a me la possibilità di riflettere su me stesso, di vedere quali fossero in fondo le possibilità che mi offriva il resto della vita. Quali sono queste possibilità? Come ha impiegato? Scrivere, ecco. Fare lo scrittore. E lei il narratore, è stata sempre la mia passione. Quando ero bambino mi scrivevo delle cose e poi facevo dei libricini dove ci mettevo il mio nome, il titolo, eccetera. E io spero che i miei libri saranno letti. Ecco. Saranno anche, come è stato scritto da qualche giornalista,
anche racconti piccanti. Ci saranno anche le vicende che interessano tanto la gente, che hanno interessato tanto me, interessano ancora oggi, sicuramente. Quindi, c'è anche il sesso, ma c'è sempre dietro il sesso il sentimento. Mai il sesso per il sesso. Quindi diciamo che non sono saggi di diritto, sono pagine di vita. Pagine di vita all'interno delle quali ci sono storie di... Sì, esatto. Storie erotiche, storie di sesso. Storie di vita. Senta, professore, vorrei tornare là da dove siamo partiti. Le donne. Perché, dopo quanto è accaduto, alla donna oramai è irrimediabilmente legata la sua immagine, il suo personaggio, diciamo. Lei una volta ha dichiarato: non amo le donne senza dignità. Qual è una donna senza dignità per lei? Una donna che offre, se non costretta e coartata dalle vicende che noi sappiamo, il proprio corpo e quindi offre le sue prestazioni, dal momento che siamo nell'ambito del sesso, sessuali, per ragioni utilitarie, o strumentalizzando appunto la sua posizione di donna per ottenere qualcosa dall'uomo. Le voglio ricordare un'altra affermazione che lei ha fatto proprio parlando con me. Lei ha detto: è difficile trovare un nome di donna che io non abbia avuta. Professore. Sette volte è vero. Ma le servivano tante donne per essere felice. Ma non lo so, io dico questo... Tante donne sono tanti monti, perché ogni donna è un mondo. Quindi tante donne sono tanti monti, tante donne ti offrono tante possibilità e quindi non una sola, di conoscere questo profondo, misterioso che è della donna. E quindi di conoscere poi in fondo anche te stesso.